Konnichiwa, cari Giappolovers, benvenuti qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti qui in un nuovo episodio quest'oggi di Yakuza Like a Dragon per continuare questa serie veramente basata su un gioco di ruolo veramente strafigo, insomma mi sta piacendo veramente tanto, ovviamente la storia è anche molto molto avvincente. E allora, cari Giappolovers, siamo giunti esattamente all'episodio numero 6 di questa serie. Allora andiamo subito a vedere cosa succede in questo nuovo appuntamento quest'oggi di Yakuza Like a Dragon. Ok, bene, allora siamo nel punto dove siamo salutati nell'ultimo episodio. Dobbiamo raggiungere il capo, il boss. Eccolo qua, ok, vabbè, non è tantissima la strada, perché mi sa che gli tocca una bella ramanzina. Anzi, poi un attimo, andiamo un po', abbiamo un po' di yen da spendere. Poi c'è qualche businessman. Si può bere qua? No! Ma non ce n'è bisogno? Non mi dite, eh? Devo farmi una bella bevutina qua. No, ma non sono attive. Ma che caspita. Scusi, signorina Sumimasen. Che accade? Che è un poliziotto? Poliziotti. Già, per essere giorno di festa ce n'è di polizia in giro. Già, giustamente. Ah, già, quel poliziotto ha parlato di un crimine. Arakawa-san ha detto di non dare nell'occhio. Potrei passare per le vie laterali. E passiamo per le vie laterali allora, dai. Piano piano, senza correre, così manco non dovremmo dare nell'occhio. Vediamo un po' qua, possiamo prendere qualcosa? No, no, però le vending machine proprio bloccate. Non attive, vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, di qua giù, per forza di cose. Di qua, senza dare nell'occhio, con calma e circospezione. Vai così, Chiban. Vai così, Chiban. Beh, vai che ci siamo arrivati. Eccala, ma chi siete? Altri Yakuza. Ma che è successo? Eccala. La famiglia Sakaki. Tu dico. Allora attacchiamo. Vai là così. Ok, quello attacca. E quante volte attacchi? Mortacci tua. Mancato. Oh, l'ha beccato. Adesso tocca a me. E vai così. E che caspita. Vai così. E vai per terra pure tu. Fuori gioco. Ma tu sei tipo tosto di livello 2? Allora c'è un di tecnica, va? Vai. E becca di questo qui, così. Cazzarola, va che abbiamo stordito però. Va di stordimento. Attacco. Vai così, grande Ichiban. Vai con 320 yen. Per un totale di 3140 yen. 48 esperienza, 44 esperienza sul lavoro. Vai così, nuovo livello. Bene così. Che livello siamo? Siamo livello 4, bene. Ma stai zitti, scappate. Ma Sakaki-gumi ti ittara Arakawa-gumi to Izakoza no taenai kumi dashi na. Sta famiglia Sakaki. Otto, hai to ko jimusho ni ikane to. Già, direi che ti hanno fatto perdere un po' di tempo. Entriamo, va.
C'è nessuno? Ma quante sigarette si è fumato? Sare. Quante se ne hai fumate? Sì, vabbè. Ti dice sare e siedi. さかき組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は、さかき組が大海と繋がったろって噂からだ。大海って関西の。うん。大海連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと。 榊組は手組んでたんすか。榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を大海に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを蹴り通してな。せこい野郎っすね。 そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が 外で張ったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し出した。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに視察が死体を見つけてる。うちに傘が入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、 荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ね。そんなりゃうちは東条会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。 Porca la miseria, che situazione ragazzi, mamma mia. È disperato. Cosa avrai in mente? Ima, Joe ga scioppicareru wake ni ha ikane. È iniziato bene l'anno, eh? Tsutome ni itte moraenei ga, Ichi. Porca la miseria! Nani itten desu ka, Oya-san? 頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。大家さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。一 Mamma mia ragazzi, mamma mia. Incredibile, incredibile. Come si evolvono le situazioni. Vediamo un po' come si comporterà Ichiban in tutto ciò. Ecco, se ne esce tranquillo, tranquillo. Vai di cellulare. Che c'è il Sony? Omedetou gozaimasu, Ariki. Oh, Mitsu. Dou shita? Dou shita janai ssu ya. Kyou wa shogatsu and Ariki no tanjoubi janai ssu ka. そういや、そうだったな。ちょっと、何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じカムロ神社でいいすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。
なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこだ。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それより三つ、お前今いくつだ？え？二十歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか？また電話する。おう。Ok, vediamo un po', dai, ho fatto la loro chiamata, per l'ultimo pasto mi faccio un gyudon. Dobbiamo raggiungere il ristorante di gyudon. Allora, vediamo un po', sta per di là. Sta un po' lontanuccio, cavolo. Vabbè, sta in mezzo al quartiere di Kamurocho, che vi ricordo essere praticamente quasi la copia di Kabukicho, la famosissima Kabukicho, che si sa essere territorio proprio Yakuza a Tokyo. Insomma, strafamosi, pure ci sono stato, insomma, a farmi le foto. Pure anche potete vedere la mia foto su Instagram, ad esempio. Scusi signora, su mio sen. Ma si spento qua le persone anche se uno non le tocca, cavolo, cioè a distanza. Questa si sposta. Appunto, ma non ho fatto niente, ma che cavolo. Cioè, ma che dietro andava a sbattere contro? Bah, vabbè. Prendiamoci la tua calma, va? Qua? Magari capiterà qualche sottostoria nel frammento? Le famose sottostorie di Yakuza? Ma tutto tranquillo. Cavolo. Ma chi è quello? Io vorrei capire chi è quello là. Allora, è un tipo pericoloso. Eccolo là, vedi, segnato di rosso. No, cavolo, ma. Capito, va, corriamo, va. Aggiriamolo in qualche modo, porca la miseria. Ma io non capisco che caspita è quello. Cioè così alla Goro, diciamo, come Yakuza Zero. Porca miseriaccia boia. Vediamo un po' se sta da queste parti qua. No, ok. Ok, entriamo qua, va. Dai che siamo arrivati, bene bene. Vai di mangiata di Gion. Di Gyudon. Ehi, quante sei mangiate? Già tre scodelle. La quarta scodella. Vabbè, ma c'è fame. Quarta scodella. Grandissimo. Là c'è il toilet. La toilette, cioè il bagno. Sgancia 1000 yen, va. Bah, vai. Yoshi. Gyudon nami, mo ippai. Ah. Hai. Kashikomarimashita. Namicho! 悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない。よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会。Porca la miseria！その相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。ah, ecco perché da uomo libero adesso ti spiega la situazione。Ecco perché i Gyudon, perché ovviamente è un ottimo pasto,
いただきます。 Vabbè, ho già mangiato in realtà. Corede omoi nokosu koto mo ne na. Oishii desu yo ne. Gyudon. Dai, si va a costituire, vediamo un po'. Sì, torni presto. Aia. Kamuro Polystation, oh, infatti. Sì, sì, proprio quello. Proprio quello. Shubun, hikokunin Kasuga Ichiban wo satsujinzai niyori chōeki 15 nen ni shōsuru. E ok, bene, cari Giappolovers, eccoci qui nella schermata del menu dei titoli, questo Yakuza Like a Dragon. E allora anche questo episodio numero 6 della serie termina qui, sperando che vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più likes possibili, ovviamente commentate, fatemi sapere la vostra, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei vari social, ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vado a scrivere Giappogamer, quindi social mi trovate agevolmente. In più vi invito a iscrivervi anche al canale. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei suoi video, episodi sul gaming giapponese a 360 gradi e alle volte anche non. E infine, in ultimo, vi ricordo anche il mio blog personale su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui videogiochi che riesco a portare a termine. Vi aspetto al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui e dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!